Buongiorno ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Visto le tante richieste, ho deciso oggi di farvi vedere la palestra di Ste. Dico la palestra di Ste perché io praticamente non ci vado quasi mai. Dovrei iniziare a prendere la buona abitudine di andare almeno un paio di volte a settimana, perché comunque avendo un po' di attrezzi qui in casa è davvero un peccato non sfruttarli, quindi magari in questa quarantena mi faccio venire voglia, dopo tipo 4 settimane di quarantena mi faccio venire voglia di andare in palestra e fare un po' di attività fisica anch'io, anche se a forza di fare su e giù dalle scale per pulire, per muoverci, insomma qui in casa comunque movimento ne faccio, però è sempre qualcosa in più e quindi dovrei andare, sono consapevole di questo. Per quanto riguarda il cibo, devo dire che mi sono messa davvero in riga. Ogni tanto faccio qualche sgarro, ovviamente è giusto che ci sia, però l'attività fisica ancora mi manca, quindi speriamo di riuscire a recuperare anche in questo. Adesso non mi perdo più in chiacchiere, scendiamo giù di sotto perché dovete sapere che la palestra si trova giù in taverna. In taverna c'era, cioè la taverna è abbastanza grande, avevamo, prima di arredare tutto qui sopra, avevamo in quella stanza una camera da letto. Infatti, quando noi non vivevamo ancora insieme, ma ci vedevamo, comunque ci trovavamo, lo facevamo sempre comunque qui in taverna e dormivamo qui. Ovviamente c'è il riscaldamento, quindi durante l'inverno la stanza si scaldava, quindi nessun problema. Adesso invece, ad esempio, non la stiamo più scaldando, nemmeno la palestra, perché comunque almeno lui dice dopo 10 minuti di allenamento già ci si scalda, quindi non è necessario accendere il riscaldamento, anche se adesso giù farà molto molto freddo, però fa niente, andiamo così, vi faccio vedere la palestra che abbiamo sistemato. Ed eccomi qui in palestra, sicuramente, già mi sono accorta, ci sarà un bel po' di rimbombo perché in realtà non è neanche vuota, però alle pareti non c'è praticamente niente, quindi per evitare di fare troppo casino, vediamo se ad aprire la porta la situazione migliora. Vediamo, non più di tanto, però fa niente. Allora sono qui appunto in palestra, in questa stanza che noi abbiamo adibito a palestra, perché come vi dicevo prima, qui in questa stanza c'era un letto matrimoniale, un piccolo armadio, e noi dormivamo qui quando insomma ci trovavamo la sera, e questo succedeva almeno 3-4 volte a settimana. E nel momento in cui abbiamo iniziato a sistemare tutta la casa sopra, qui una camera da letto qui non ci serviva, perché comunque dovete considerare che in casa abbiamo tre camere da letto, che ora in realtà non esistono, ne esiste soltanto una, però in realtà la casa nasce con tre camere da letto. Quindi abbiamo detto: cosa ce ne facciamo di una quarta camera in taverna? Sicuramente durante l'estate qui c'è freschissimo, quindi si dorme da Dio. Però, visto che Stefano è amante della palestra, ormai sono anni e anni che andava in palestra tutti 3-4 volte a settimana, ha deciso di adibire questa stanza per lui. Vi facciamo vedere le modifiche che abbiamo fatto, perché non sono sicura che ci siano delle clip di come era prima, sono quasi sicura di no, quindi non ho modo di farvi vedere, però forse avevo fatto qualche clip quando abbiamo iniziato a fare le modifiche, ovvero abbiamo coperto il pavimento con un pavimento in PVC e abbiamo pitturato le pareti, però non sono sicura di averle, quindi in caso ve le metto, altrimenti niente. Le pareti prima erano tutte tutte rosse, un rosso molto molto forte. C'era un lampadario diverso che abbiamo cambiato, abbiamo proprio rivoluzionato questa stanza. Ma adesso partiamo. Questa è la porta che ci porta poi in palestra. Qui sono nella cucina della taverna, che però come vedete non è per niente in linea con il mio stile. Questa era stata arredata tanti anni fa, praticamente vi parlo di 10 anni fa. Quest'estate però, ad esempio, andremo a pitturare le pareti, perché appunto sono da anni di questo colore e c'è bisogno comunque di dargli una bella rinfrescata. E ovviamente che colore farò, lascio a voi immaginare. Comunque, entriamo. Anche la porta in realtà l'abbiamo cambiato, o meglio, l'abbiamo colorata, l'abbiamo fatto fare a un falegname, perché questa porta specialmente si era tutta
tutta rovinata da qui a qui circa, era diventata molto molto scura, era una porta in legno in un rovere, cioè non legno così, però neanche chiarissimo, però si era rovinata tutta, quindi il falegname ci ha consigliato di colorarle, quindi ho optato ovviamente per il bianco. Questo è il pavimento che c'era prima anche in questa stanza e Ste ha scelto questo. Dovete sapere che in palestra praticamente ha scelto tutto lui. Adesso c'è un cambiamento radicale di colori perché si passa da una zona molto molto colorata, molto forte, a una zona molto chiara e dai colori rilassanti. Allora, partiamo dal pavimento. Io ovviamente sono sempre a piedi nudi, dopo comunque vi faccio vedere l'outfit di questo video che non c'entra assolutamente niente. Comunque, dicevo che lui ha scelto tutto lui per quanto riguarda la palestra, anche il pavimento. Io ho insistito tantissimo per farlo di una tonalità un pochettino più scura, considerando appunto che le pareti sono tutte bianche, che comunque gli attrezzi sono tutti neri, volevo qualcosina di un po' più scuro, non c'è stato verso, lui ha voluto questo. E quindi questo sia, è molto simile al pavimento che abbiamo in casa alla fine, per quello che volevo farlo un po' diverso in realtà. Ancora non è finito perché stiamo ancora cercando in realtà un profilino da mettere lungo tutto il battiscopo, perché il battiscopo è in marmo, questo non l'abbiamo tolto, l'abbiamo lasciato così, però se notate comunque ci sono ancora delle piccole imperfezioni date dal pavimento, magari non tagliato perfettamente, quindi insieme a mio papà stavamo cercando di trovare una soluzione dei mini battiscopi magari sul bianco dei bordini per andare a delineare insomma tutto il pavimento e fare quest'ultimo ritocco finale. Anche questo pensiamo di farlo quest'estate. Comunque porta, qui c'è la finestra. Come vedete i vetri delle finestre sono, cioè non si vede fuori, quindi volendo può restare così, però a me personalmente le finestre piacciono di più con le tende, quindi mi sa che anche qui andrò ad acquistare la tenda come tutte le altre che abbiamo in casa di Leroy Merlin a rullo e andrò a metterla, però più avanti, cioè non è una cosa imminente, comunque siamo stati praticamente un anno così. Qui sotto c'è il termoconvettore che appunto serve per scaldare questa stanza, ma non lo utilizziamo. Partiamo da qui. Il primo attrezzo, io ragazzi non me ne intendo, quindi ve lo faccio vedere proprio così. Questo è l'attrezzo più importante della palestra ed è stato anche quello più costoso, se non ricordo male, ma direi decisamente di sì. Qui fa un sacco di cose, però ripeto, non me ne intendo, quindi non so dirvi più di tanto. Ed eccolo qui. L'abbiamo messo in questo angolo perché comunque è molto molto ingombrante. Perdonatemi per l'eco, per il rimbombo, ma non so cosa farci. Poi qui c'è questa panca. Questa penso che l'abbia presa alla Decathlon, sono quasi sicura, come altre cose, tipo no, i pesi non li ha presi sempre su internet, forse soltanto questa e i tappetini li ha presi alla Decathlon. Questa in realtà non resta sempre qui, di solito viene chiusa e la mettiamo, cioè viene messa qui, si vede che oggi non aveva voglia di spostarla oppure deve fare ancora palestra, quindi l'ha lasciata così. Comunque c'è questa, poi appunto qui nell'angolino ci sono dei pesi. Sopra questa parete c'è l'unica cosa che ci appesa alla parete, è questa lavagnetta. Adesso è un po' sporca, qui segna tutti i suoi gli esercizi, insomma quello che fa e va a cronometrare. Poi qui c'è il tapirulan, questo l'avevo acquistato io tanti anni fa, vi parlo di almeno 4 anni fa, su Amazon, magari se riesco a recuperare il link ve lo lascio qui sotto in info box. E questo appunto era casa dei miei perché l'avevo acquistato io, poi però nel fare la palestra lo abbiamo spostato qui. Questo in realtà non lo utilizza tantissimo lui, sarebbe più indicato per me, infatti devo tornare assolutamente ad utilizzarlo. E qui sopra ci sono dei tappetini per fare gli esercizi, altri pesi, altre cose che servono a lui. Anche questa parete, come vedete, in realtà tutte le pareti sono bianche, infatti ci piacerebbe mettere qui magari una carta da parati o comunque delle stampe un po' dedicate alla palestra, però ancora non le ho trovate. E poi da questa parte invece
abbiamo fatto fare, adesso non sono a fuoco, ok? Abbiamo fatto mettere questi specchi su misura, sono due pezzi come vedete, uno e uno due, e questi vengono comodi perché alla fine quando si fanno gli esercizi viene comodo specchiarsi per vedere un po' i movimenti che si vanno a fare. E questo poi mi ricordava, cioè mettere gli specchi mi ricordava tanto una vera e propria palestra, quindi li abbiamo messi. Tra l'altro è la persona che ci ha fatto gli specchi, il vetraio, è stato poi lo stesso che ci ha fatto la ringhiera in vetro. Comunque vi faccio vedere anche il mio look assolutamente da palestra. Direi di no, poi queste calze non c'entrano in realtà niente con il look, però ho dovuto fare un po' di scatti, quindi sono ancora vestita così, non mi sono cambiata. E niente, questa in sostanza è la nostra palestra. Lì c'è la porta da dove siamo entrati e voilà! Ah no, ma che stupida, questa, cioè questa panca, è quella che in realtà va qui. E mi sa che quindi era venduta con tutto questo arnese. Ok, rettifico, questo non è di Decathlon, ma l'ha presa su internet quando ho acquistato tutto questo marasma di cose. Vi ho fatto vedere praticamente tutta la palestra perché non è grandissima, però devo dire che è già un lusso. Lui è super contento e soddisfatto di questa stanza, ci passa le ore e viene qua tutti i giorni, anche la sera dopo lavoro, la sua oretta di palestra non gliela può togliere nessuno. Spero che questo video vi sia stato di compagnia, magari anche di ispirazione. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video, ciao!